Questa mia per esprimere l'astensione su questo ordine del giorno, in quanto ritengo che conta l'esperienza soggettiva del medico nell'analizzare ecco, quello che riguarda la programmazione integrata di area vasta. E volevo anche raccogliere. No, scusate, ecco. Volevo relativamente alla tematica, volevo riportare un testo di un cardiologo, si chiama Bolognese Leonardo, che relativamente alle nuove disposizioni in merito al riordino del sistema sanitario in Toscana, ecco che è stato diciamo un precursore di quello che sarebbe stato il fallimento di cui siamo oggi vittime, che riguarda appunto l'intensità di cura. È stato detto da molti, e anche dal mio collega Quartini, quanto l'intensità di cura è un metodo di un sistema ospedaliero che è fallimentare. E che fotografa e dà una prospettiva di sviluppo similare a quella del modello Toyota, quindi i pazienti equiparati a numeri, macchine che devono avere delle riparazioni in diciamo più piccole possibili perché ci sono per ogni intervento dei costi di spesa elevati. Ecco, relativamente anche all'ordine del giorno e che la valutazione del medico ha un valore preponderante, quindi è soggettivo l'intervento del medico. Io volevo fare un focus perché in quanto, non so, mi dispiace di essere qua. Ma è per fortuna anche mia che sono qua, ma io ecco, ho vissuto in prima persona delle esperienze con intensità di cura. Ho avuto mio padre, novantenne, che è stato ricoverato per un'ernia, no? Quindi 90 anni, è stato operato, è stata fatta un'epidurale e poi è stato operato di ernia. E poi è stato rimandato a casa. Ecco, questo è avvenuto in un giorno. Quindi io non so se voi avete dei familiari, delle persone a vostro carico, anziane, e che si trovano davanti a dover fare degli interventi di questo tipo, e non so se vi siete trovati a convivere con queste persone anziane e condividere con loro tutta quella che è la giornata. Cosa vuol dire essere operati di ernia e essere mandati a casa il giorno stesso, un novantenne con un epidurale ancora in corpo? Ecco, vorrei che, no, non vorrei augurarla a nessuno, per carità, però vorrei che capiste la difficoltà e il disagio che viene scaricato su tutti i cittadini toscani. E badate, non credo di essere quello 0,2%, come voi magari sostenete, di persone che non rientrano, magari ecco, sono quei casi particolari, ma vi assicuro che è molto diffuso questo metodo di operare. Quindi un'ernia, se arriva a 2 giorni, è una rimessa. Quindi siamo all'interno di una fabbrica che deve produrre, una fabbrica che considera le persone che arrivano al pronto soccorso dei numeri. Io ho passato 2 anni in questa situazione con un demente senile e diciamo 13-14 volte io mi sono trovato nei pronti soccorsi e guarda, lo posso testimoniare con foto, con immagini, con documenti cartacei relativi al pronto soccorso. Ecco, quando arriva un novantenne al pronto soccorso, signori, bisogna farsi il segno della croce, perché è veramente disdicevole per il personale ricevere un novantenne che ancora vive, porca miseria, vive ancora. Questo si avverte veramente un disagio da parte del personale quando c'è un novantenne che vuole continuare a vivere. No, guarda, io ve lo documento, signori.